Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Siamo al lunedì dopo il Gran Premio d'Australia, Gran Premio che ha scatenato un'infinità di polemiche. Il mondo, non solo quello della Formula 1, si è scatenato nel vero senso della parola contro la gestione di una gara che ha visto tre bandiere rosse, ripartenze, incidenti. Tutto quello che si voleva vedere lo si è potuto praticamente apprezzare. Anche un ferito non grave per un detrito che è arrivato fuori dalle tribune, fuori dalla pista verso le tribune per un pezzo della AS di Magnussen. Affrontiamo questo spinoso lunedì con Roberto Chinchero, il nostro inviato di Formula 1, che è ancora a Melbourne. Ciao, ciao Roberto. Ciao Franco, ciao, ciao. Dimmi l'eco che è arrivato in Italia di questo Gran Premio. Ma proteste praticamente incondizionate nella gestione di Niels Wittig per quello che riguarda la gestione di questa gara. Cioè, se a ogni incidente di una macchina che si ferma in pista è necessario far entrare la bandiera rossa, dobbiamo capire se il manager olandese si sta proteggendo per paura di dover subire problemi legali per effetto di quello che può succedere dopo un incidente, o se la FIA ha tirato giù le mutande in modo definitivo, anzi, mi sembra che in questo momento la federazione non sia affatto presente e si sia piegata ai voleri di un promotore che, se ci sono quattro micro gare sprint nell'arco di un Gran Premio, beh, forse ci gode perché ci sono quattro partenze. Ecco. Io quello che vedo, Roberto, è che per ridurre il rischio di un incidente, quello di Albon al sesto giro, si inventano delle soluzioni che poi i problemi li vanno a moltiplicare e vediamo due Alpine distrutte all'ultima cannonata. E sono successe, Franco, tante cose, poi con calma anche in quella che è stata la mattinata, qua è già ormai pomeriggio inoltrato, c'è stato anche modo un po' di raccogliere qualche informazione in più. Dalle voci raccolte non è che degli uffici della Liberty la gestione di questa gara sia stata proprio apprezzata. Ecco, Diciamo che anche i rapporti fra le due. questo è un dato aggiuntivo, scusa se Sì. interrompo, molto importante, perché crea una divaricazione politica in quella che è la visione di dove devono andare i Gran Premi. Io ho detto all'inizio, da una parte si protegge il direttore di gara, dall'altro il promotore ne può approfittare per lo show. Se tu dici che al promotore questo tipo di show non piace affatto, allora cominciamo già a dimezzare quella che è la visione e ci possiamo orientare accendendo i fari in una direzione solo. Diciamo che, Franco, alla fine io credo che l'azione in pista chiaramente è l'obiettivo primario per Liberty Media, questo lo sappiamo. Diciamo anche che sull'attuale regolamento tecnico Liberty ha avuto una grandissima influenza perché è nato anche, se non soprattutto, dal gruppo di lavoro proprio che era in seno alla Liberty. E che soprattutto quando c'era Chase Carey ha voluto avere questo gruppo di lavoro. Ricordiamo, tu lo ricorderai sicuramente, quando fu portata nel Gran Premio di Gran Bretagna quella monoposto, la show car, che anticipava un po' quelle che erano le linee guida delle vetture 2022. Beh, quella show car l'aveva fatta Liberty, non FIA. E poi è chiaro che il bilancio della gara di ieri, nel momento in cui poi i commenti e i giudizi non sono positivi, io credo che nessun promotore alla fine possa essere soddisfatto, perché di fatto oggi non ci sono grandi parole sullo show di Melbourne, ma direi più critiche su quella che è stata la gestione di una gara che, per carità, la gara su un circuito che poi alla fine quello di Melbourne di fatto è un cittadino. Su un circuito cittadino non è mai semplice, però ieri credo che a un certo punto si è avuta proprio la sensazione
che di colpo siano cambiate le regole. Primo, esce Albon, che forse questo è stato un po' l'aspetto più discutibile insieme a un altro, poi sul finale esce Albon, la Williams picchia violentemente contro le barriere, però la vettura non semina molti pezzi, al contrario invece quando c'è stato l'incidente di Magnussen, dove in effetti c'erano parecchi pezzi in pista della monoposto. Esce Albon, tutti abbiamo l'impressione, ok, esce la safety car, poi la safety car, come al solito, compatta il serpentone delle vetture che sono in pista, e mettendoci più di 3 minuti a fare un giro di pista, una volta transitata nel punto incriminato, il personale sa che ha a disposizione 2 minuti e 50 di pista libera. E si è sempre fatto così, si è sempre visto così, cioè sfila il serpentone, puliscono la pista, se non basta un altro giro, altri 2 minuti e mezzo ripuliscono la pista e alla fine la gara poi riprende. Ieri invece bandiera rossa per i detriti. Ora, è vero che dopo la bandiera rossa è entrata in pista, è entrato quel grosso camion aspiratore, è quasi a giustificare, nel senso abbiamo bisogno di far entrare in pista quel camion, quindi era necessaria bandiera rossa. Francamente io in passato episodi del genere li ho visti risolvere senza l'ingresso di vetture o di automezzi di servizio. Comunque, interruzione, riparte la gara, seconda bandiera rossa, questa volta volendo un po' più giustificata, nel senso che la vettura di Magnussen ha lasciato in pista molti pezzi di carbonio, si è staccata anche una gomma, anche lì col vecchio sistema non è che non si potesse pulire la pista, si poteva pulire ugualmente. Dico un po' più giustificata perché effettivamente solo perché l'entità dei detriti presenti in pista era maggiore. E qua siamo alle due bandiere rosse. La ripartenza, Franco, allora, tutti hanno tirato in ballo Baku. Baku fu data la bandiera rossa perché in quel punto della pista sul rettilineo non erano intervenuti i mezzi, poi avevano pulito proprio il personale della pista, ed era anche una zona abbastanza difficile da raggiungere, per cui fu deciso di dare bandiera rossa, anche perché c'era stato un incidente di Verstappen, ricordi che era stato un incidente grosso, per cui aveva seminato veramente tanti pezzi, in quel caso anche dei piccoli pezzi di carbonio, in effetti possono poi ad alta velocità creare un problema, ricordi che c'era già le gomme molto al limite in quella gara. Spazi più ampi decidono di dare la partenza da fermo, che comunque priva Hamilton della vittoria, e poi dopo si saprà anche che quella gara gli è costata il titolo mondiale, oltre a Michael Masi, a livello di punti, quella gara lì, quell'errore è stato cruciale. La ripartono a Melbourne tutti con gomma rossa, sapendo che la prima curva, ora tu da una parte estremizzi il concetto di sicurezza, che sembra essere il mantra di Wittich, cioè Wittich, ricordiamo, è uno che è andato a controllare le mutande dei piloti, questo in Formula 4, in Formula 1 non è andato personalmente a controllare le mutande dei piloti, ma ha fatto la sua battaglia, la battaglia contro il piercing di Hamilton, cioè estremizzare tutto, poi si ridà una partenza con gomme soft, due giri, quindi immagina i piloti, no? Lì là, chi è dietro vede l'opportunità per svoltare in quei due giri lì. È chiaro, non era 100%, ma altamente probabile che sarebbe accaduto quello che poi abbiamo visto accadere alla prima curva. A quel punto, ulteriore step, puoi dire, gara finita. Cioè, noi siamo abituati a vedere anche le gare di contorno della Formula 1. Quando la Formula 2 o la Formula 3 c'è una bandiera rossa e non possono ripartire perché parte la Formula 1 dopo, per cui devono assolutamente levarsi dalle scatole perché c'è la sessione o la gara di Formula 1, appare la scritta Race will not be resumed, cioè la gara non ripartirà. Quindi si può fare. Ha voluto poi fare quell'ultimo giro finale per la bandiera a scacchi, che francamente è diventato veramente una beffa atroce, soprattutto per Alpine, poi anche per Sainz, ma su Sainz possiamo riparlare, parliamo dopo, Franco, ma soprattutto per Alpine è stata una beffa veramente atroce, perché di fatto si è ritrovata dalla possibilità di poter fare 12, di poter portare a casa 12 punti importantissimi in quella zona della classifica,
ad avere due macchine distrutte, zero punti, e tra l'altro poi Gasly ha rischiato anche di saltare il Gran Premio di Baku, perché essendo responsabile della manovra che poi ha danneggiato anche Ocon, è stato chiamato dal collegio dei commissari sportivi. Se lo avessero penalizzato con i due punti, che poi sono i due punti che ha preso anche Carlos Sainz sulla licenza, lui sarebbe arrivato al limite dei 12 che avrebbero comportato l'esclusione dal prossimo Gran Premio. La sua fortuna è stata che l'incidente è venuto col compagno di squadra Ocon, chiaramente Ocon è andato dal commissario sportivo dicendo è un normale incidente di gara, in effetti Gasly rientrava dalla zona in cui c'è l'erba, dalla via di fuga, quindi probabilmente non aveva neanche il pieno controllo della vettura, si è risolto, sarebbe stato proprio la beffa delle beffe per Alpine, però in questo caso diciamo che è andata bene, però sono, appunto, come dicevi prima, sono tanti gli episodi, scusa, che sono successi. Ti apro una finestra, ma la responsabilità qui viene attribuita a Gasly, ma per me il più grande imbecille della situazione è una volta di più Esteban Ocon, che vede il compagno di squadra che fa una cosa sconsiderata davanti, rientrando, sta mania di rientrare in pista senza guardare, che è colpevole e andava sanzionata, però te andare addosso in piena accelerazione al compagno di squadra come se non l'avessi mai visto, cioè... È sempre coinvolto nelle battaglie con i compagni di squadra, cioè sempre. È vero, e allora, io ci ho parlato ieri con Ocon e lui mi ha detto guarda che se guardi l'onboard, io praticamente non ho avuto neanche il tempo, io ho alzato ma non è ormai non potevo più fare niente. Però è vero anche quello che dici tu, cioè un caso, due casi, prima con Perez, poi c'è sempre un po' dentro, gliel'ho detto, e poi fa delle volte, sai, noi come Alpine sono due o tre stagioni che spesso ci ritroviamo in una zona tutta nostra della classifica, lottiamo sempre tra compagni di squadra. La risposta è pronta, non è che lo scagiona, risposta pronta glielo concedo a Esteban, però in effetti la statistica, diciamo così, non è dalla sua parte, questo sicuramente. Ecco, per chiudere il discorso delle bandiere rosse, che tu hai analizzato, devo dire, con micidiale lucidità, ci troviamo di fronte a una Formula 1 che dall'Australia cambia di nuovo, nel senso che a questo punto le safety car diventano di bellezza, probabilmente servono a far fermare in sicurezza la corsa, perché si passa alla bandiera rossa. Io questa visione assolutamente non la condivido. Credo che sia un approccio della Formula 1 che diventa un esempio pessimo per tutte le altre categorie, come dicevi tu. Se penso a un racing weekend dove ci sono 6-7 gare a weekend, a ogni incidente bandiera rossa vuol dire che metà del programma non si disputerebbe. No. Allora, esattamente. Poi... tu giustamente dicevi, sottolineavi anche cosa ci dobbiamo aspettare. Allora, sui cittadini è quasi automatico a questo punto che i detriti restino in pista, perché se c'è un incidente su un cittadino, sei tra due muri o due guardrail, difficilmente non si sporca la pista. Se però basta anche la ghiaia di un circuito, perché poi Melbourne sotto certi aspetti è un semi per un cittadino che assomiglia un po' al semi permanente. Sui circuiti permanenti c'è la ghiaia. Se quando entra in pista la ghiaia è ritenuto un altro elemento da bandiera rossa, allora dobbiamo prepararci a vedere bandiere rosse dappertutto. Ora, io spero che ci riflettano, hanno anche un po' di settimane libere per farlo, perché francamente vorrebbe dire, ma anche falsare tanti risultati. Ieri poi alla fine ci ha rimesso dei punti l'Alpine, ci ha rimesso dei punti la Ferrari con Sainz, sul podio non è cambiato granché, però immagina un mondiale tirato sul punto, tu diventi l'arbitro poi di situazioni che possono determinare l'assegnazione non solo del verdetto di tappa del weekend, ma proprio del campionato del mondo. Devono anche darsi una regolata. Io dicevo, Franco, alla fine tutto sembra, è tutto a norma, cioè quello che fa Wiki, c'è tutto a norma. E se discuti con lui, lui tira fuori l'articolo del regolamento e lui è sempre dalla parte della ragione, regolamento alla mano. Però a me manca quel buon senso
che aveva Charlie Whiting, che è vero, c'era il libro delle regole, però grazie anche alla sua lunghissima esperienza sapeva valutare caso per caso, perché delle volte la regola è si regola ma va contro la logica delle cose, ma che ascolta, è qualcosa di non scritto. Siccome Wittig alla sera, anziché ascoltare buona musica e leggersi un buon libro, si legge il regolamento di Formula 1 per trovare tutte le situazioni, io mi aspetto un direttore di gara che, se trova una stupidaggine nel regolamento, anziché alla gara successiva metterla nella lettera di preparazione all'evento, segnali alla FIA, dica al Consiglio Mondiale di intervenire e abrogare certe stupidaggini. Perché qui passiamo dalle mutande, ai gioielli, al fatto che non si può festeggiare sul muretto, e andando in sequenza ne vedremo che ne trova una ogni 5 minuti. Ecco, per me un direttore di gara avveduto, dove vede, lasciatemi dire la parola, una stronzata, la fa togliere, non la fa diventare fatto di cronaca. Ecco, qui c'è l'ottusità di un direttore di gara che si protegge, che non vuole gestire un evento che una percentuale di rischio se la porta dietro, ma bisogna poi anche saperla gestire, se no torni a fare il DTM e te ne stai a casa. Ma già nel DTM, Franco, già nel DTM non è che era proprio rose e fiori. Ripeto, lui allo stato dell'arte è a posto, però al di là di quello che ci stiamo dicendo io e te, quando ho parlato delle mutande dei piloti, cioè, non siamo solo tutti, i piloti sono guardati in faccia dicendo tutti eventi, poi chi in modo più o meno aperto, chi magari invece si è trincerato nel silenzio, insomma. Cioè, questo cosa sta dicendo? Come il piercing di Hamilton. Adesso Hamilton non è che in macchina tu gli gira, ci porta i collanoni, quella roba lì la toglie tutta. Cioè, aveva un piercing, cioè Charlie White, c'è nel regolamento, faccio finta di non vederlo. E quello lo chiamo il buon senso. È l'elasticità che per fortuna abbiamo noi umani per capire quando è il caso di battere il pugno sul tavolo e quando magari invece capisci che è una cosa su cui si può soprassedere. Questa elasticità, che grazie all'esperienza poi diventa saggezza, ieri io non l'ho vista, francamente non l'ho vista. Ripeto, per la terza volta, è tutto a norma, però a fine gara sarà stato anche tutto a norma, i commenti non erano certo dei commenti normali, quindi qualcosa c'è che non ha funzionato. Pur rimanendo nelle regole, qualcosa stonato c'è, dai, cioè, se no non si spiega perché terminata la gara, si va a tirare il paddock, parlavano tutti delle bandiere rosse, certo, in Alpine parlavano d'altro, cioè ne parlavano ma con altri toni, però anche lo stesso Verstappen e altri, avrei voluto vedere Alonso se ci avesse rimesso il terzo posto, perché Alonso poi è uno che non le manda a dire, poi lui per carità ha salvato il bilancio meritatamente, il bilancio del weekend, per cui alla fine tutto si è risolto in casa Aston Martin, però a un certo punto anche per loro sembrava il doppio zero, cioè, a differenza di Alpine si erano salvati, ma sembrava un doppio zero, mi è sembrato francamente eccessivo. Cioè, poi vediamo, tu dici, Franco, che dobbiamo abituarci a vedere, che dovranno cambiare i sistemi di partenza e diventeranno cruciali, dovranno fare delle frizioni mostruose. Sono d'accordo con te, e quello che mi stupisce è che ce la menano in maniera pesante sul fatto che i giovani, la generazione millennial, vuole l'evento ristretto, attribuiscono a sti giovani delle responsabilità. Cari giovani, io non ce l'ho assolutamente con voi. Al contrario. Secondo me siete dei grandi appassionati della nuova generazione. Sono stufo di sentirvi usati per fare dei cambiamenti di regolamento, però se l'orientamento è quello di volere anche accorpare i tempi e poi abbiamo gran premi che durano 3 ore, c'è qualcosa che qualcuno si deve mettere d'accordo, perché siamo nell'antitesi, no? Sono assolutamente d'accordo, Franco. Ti aggiungo una considerazione che si faceva ieri sera,
sul fatto che il venerdì non c'è un'azione per un obiettivo di classifica, no? E quindi il motivo della sprint è anche quello che consente di avere le qualifiche il venerdì. Però si diceva ieri, per chi guarda, per chi è in pista, e qui a Melbourne ci sono state quasi 500.000 persone in 3 giorni, già il fatto che non è gente che guarda una Formula 1 dal vero ogni 2 settimane, la vedi una volta l'anno, solo il fatto di vedere la macchina girare il venerdì, se fai pagare un po' meno i biglietti, che è una grande opportunità anche per chi non si può permettere i prezzi del sabato e della domenica, è uno spettacolo appagante. Poi c'è una marea, qui specialmente c'è una marea di gare di contorno, c'è la categoria di turismo che fanno qui in Nuova Zelanda, che ha disputato 4 gare nel weekend, più 2 delle serie Porsche, più 2 della Formula 3, più 2 della Formula 2, c'è lo spettacolo per chi è in tribuna. Al di là che ci fosse una classifica ufficiale il venerdì o sabato, secondo me non è mancato. E non penso sia quello il punto. Se pensano di poter incrementare un po' gli share televisivi spostando la qualifica al venerdì, può essere, però ricordiamoci, venerdì resta un giorno lavorativo e un giorno di scuole aperte per chi va a scuola. Per cui non penso che si stia parlando di grandi bacini di utenza. Questa è la mia opinione, poi magari mi sbaglio, Franco, non so come la vedi tu, No, ma ma io resta un venerdì. sono allineato con te, Roby. Nel momento in cui fai il record di spettatori, sei già nella linea di dove devi essere. Cioè, il troppo stroppia. Dobbiamo stare attenti a non buttare la Formula 1 in un catino di acqua Esatto, sporca, perché stiamo perché c'è vivendo tanto di una buono. condizione straordinaria. Esattamente. Perché c'è tanto di buono. Se arrivi ad avere quasi 500.000 di persone in autodromo, io credo che sia un ottimo risultato. Ora, capisco che nei manuali del manager c'è l'articolo mai accontentarsi, sempre crescere, sempre crescere, sempre crescere, che da un certo punto di vista va bene. Io mi tolgo il cappello davanti al lavoro che ha fatto Liberty nel 2020 insieme a FIA per il primo sport a ripartire dopo la bufera del Covid. Però attenzione, cioè, non c'è scritto nessuna parte che ogni anno deve aumentare del 20%, cioè, soprattutto non c'è scritto da nessuna parte che per aumentare di ogni anno del 15 o 20% le entrate, va bene anche andare a toccare un po', a snaturare quelle che sono delle linee guida che esistono da 70 anni. Ma Il io valore aggiunto della aggiungo un Formula 1 è quello. aspetto, Roberto, che si fa sempre la colpa a Stefano Domenicali e a Liberty Media. Il promotore Bernie Ecclestone nel passato ne aveva pensate di molto peggio, che poi non è mai riuscito a realizzare. Se ti ricordi, lui voleva un'agenzia fotografica dentro il paddock e fuori tutti i fotografi, un blocco di giornalisti e fuori tutti gli altri perché bastava la televisione. Quindi, cioè, c'erano ripetutamente idee balzane. Questo non vuol dire che ci sia una Liberty che deve essere egemone. No, c'è una FIA che è troppo debole. C'è una FIA che si fa dettare i regolamenti e mette la firma senza discutere se quel provvedimento tecnico sportivo ha un senso oppure no. Allora, è lì che sta il problema. Se no, diciamo che non fa più parte del mondo della FIA la Formula 1, che diventa tipo un FL che si rende autonoma su tutto e diventa un'altra cosa. Però il discorso deve essere molto molto chiaro. E quelli della FIA, se subiscono, non devono stare zitti, devono cominciare a dire che sono superati dalla capacità politica dell'altra parte. Perché qui c'è un passaggio ineludibile. Che il cambio della governance doveva rendere più facilmente gestibile la Formula 1. I famosi 10 rappresentanti al voto di Liberty, 10 della FIA e 10 delle squadre. Ma qui ci troviamo nella condizione che la FIA è sempre in minoranza, con un allaccio che è squadre con Liberty, le squadre vengono rifornite economicamente da Liberty e quindi c'è una saldatura che porta in una direzione sola. Ma la debolezza della FIA, se non viene fuori,
È un po' come i pesi e i contrappesi nel funzionamento di una nazione, no? Dove ci sono il governo, il Parlamento, il Presidente della Repubblica. Ne fai saltare uno e il sistema non funziona più. Sì, io credo, poi non era neanche qui presente, purtroppo ha avuto anche un gravissimo lutto familiare, il presidente Ben Sulayem, per cui ovviamente assente giustificatissimo. Io credo che da come si muove, sotto certi aspetti, voglia ridare alla FIA un ruolo importante, che si era un po' perso negli ultimi anni. Però il polso va usato anche nella giusta direzione, se no diventa un ulteriore motivo di scontro. Io credo che la FIA debba essere autorevole ma costruttiva. Autorevole vuol dire che deve difendere quelli che sono i valori di base dello sport ed essere aperta però su quelli che sono gli aspetti che Liberty sa gestire bene. Tu hai detto bene prima, cioè Liberty fa il suo mestiere. Liberty vende diritti TV, vende ai promoter l'organizzazione del Gran Premio, vende agli sponsor del campionato quelli che sono gli spazi pubblicitari sui circuiti, e il suo lavoro lo sa fare. Però deve essere un lavoro che deve svolgersi in un perimetro e quel perimetro lo deve tracciare la FIA. Se la FIA non definisce bene quei confini, è chiaro che il promoter può anche tendere a scavalcarli questi confini, soprattutto se poi non arriva nessun segnale d'allarme, per cui alla fine diciamo una cosa, poi magari Franco chiudiamo il discorso, passiamo un po' più alla gara. C'è stato un vuoto, un buco, un vuoto di potere da parte della FIA negli anni scorsi, e Liberty sotto certi aspetti ha sopperito alla mancanza, ad alcune mancanze della FIA. È chiaro che adesso non sarà facile per la Federazione Internazionale andarsi a riprendere questi spazi senza arrivare allo scontro, ma il peccato originale è che loro sono mancati a lungo sotto molti aspetti. Ecco Roberto, lasciamo la parte politica, veniamo a quella sportiva. Io direi che c'è poco da analizzare della vittoria di Max Verstappen, la terza della Red Bull quest'anno, 37esima in carriera di Max. Non ha fatto una bella partenza, ma non ne aveva nemmeno bisogno, cioè c'è una superiorità dell'RB19 che anzi sta dimostrando che il ragazzino campione del mondo usa sempre più la testa. E sta diventando non solo quello che deve dimostrare di essere il più forte sempre, ma anche quello che comincia a saper gestire quello che ha in mano. Tanto più che la macchina mi sembra con qualche piccolo difetto di affidabilità. Sì, guarda, loro erano anche un po', venerdì erano un po' preoccupati perché, e Max lo diceva, anche se ormai non gli crediamo più quando dice che ha un problema, perché una finestra di utilizzo su quella pista, probabilmente con quelle temperature, non riuscivano a centrarla bene. Però poi quando metto tutto a posto, vediamo la Red Bull che stiamo vedendo in questa prima parte di stagione. Max è consapevole di avere un grande vantaggio tecnico, e come ha fatto nel primo giro della gara di ieri, ha imparato quando è necessario ad alzare il piede. Lo alza consapevole che tanto qualche giro dopo riprenderà la caccia, andrà a riprendersi la posizione. Quindi, da quel punto di vista lì, è ragione, è maturato, e sfrutta al meglio la situazione che ha intorno a sé, per cui fa ancora più paura questo aspetto, perché se fosse rimasto ancora un po' a testa calda, secondo me in particolari scenari lo è ancora, ma quest'anno sa di non averne bisogno, ha la macchina migliore, sbagli la partenza o comunque perdi una posizione, calma, tre giri dietro, quattro giri dietro, poi comincia a spingere. Ieri il sorpasso che abbiamo visto, Franco, quello su Hamilton, io penso che Adrian Newey dovrebbe mettersi quella sequenza in ufficio, perché a testimonianza di una superiorità incredibile, veramente incredibile. Sembrava fermo, Lewis Hamilton con la Sembrava fermo, Mercedes. fermo, fermo.
incredibile. Allora, quello che ti volevo domandare è questo, ma diciamo che si incarronisce Max quando la sfida è all'interno del team Red Bull e si potrebbe mettere in dubbio una supremazia politica, che poi è tutto falso perché c'è tutta una squadra orientata in una sola direzione. Però la domanda è sì, della rovescio, ma Sergio Perez, che è uscito da Jeddah, me la gioco come sempre, quando comincia a venire fuori, poi arriva un weekend difficile. Ma quanto è stato difficile, perché ha avuto oggettivi problemi tecnici che lo hanno condizionato pesantemente, a cominciare dalla serie di dritti nelle libere tre, che poi si sono trasformati nel dritto, probabilmente di un problema al break by wire non risolto, durante le qualifiche, che hanno poi condizionato tutto il weekend. E lì devo dire la Red Bull mostra di voler sostenere il suo pilota, risolveremo, però non è che gli dice abbiamo avuto un problema, non è colpa sua. Tutto molto critico. Io credo, Franco, che fino a quando ci sarà il tandem Marco Horner, non c'è niente da fare, cioè Max, suo papà, il suo manager, avranno sempre un tappeto rosso su questo. Poi giustificato, in pista non ti puoi permettere di chiedere quello che lui chiede se non dai poi quello che è capace di dare. Però sono d'accordo con te. Max ha rimesso un po' tutto a posto e sono certo che lui era un po' nervoso dopo Jeddah, perché dice: con questa macchina l'unico che può darmi eventualmente fastidio è il mio compagno di squadra, cioè gli altri non sono in grado, almeno ad oggi è difficile immaginare qualcun altro. Quindi il suo nervosismo può nascere solo all'interno del box, perché di fatto il suo avversario ipotetico, anche se nella sua scala di valori lo ritiene assolutamente inferiore, però è il compagno di squadra. Diciamo che Albon ha rimesso un po' tutto a posto, da questo punto di vista, in termini di bottino di tappa e di nuovo scenario nella classifica di campionato. Allora, Roberto, abbiamo analizzato un attimo la Red Bull imprendibile, con la situazione che si è venuta a creare, con Perez partito ultimo, comunque arrivato quinto, frutto di questa gara pazzesca, strana, da dimenticare. Cerchiamo di fare un'analisi e cominciamo per parlare di Mercedes, Aston Martin e Ferrari, dalla Ferrari. Doveva essere il weekend della ripartenza del cavallino dopo i dubbi, le incertezze su cosa va e non va della SF23. Io la sensazione che ho avuto a livello personale è stata che la macchina forse ha trovato il punto zero, la squadra probabilmente ha capito come deve lavorare e sono riusciti a farla funzionare con un'altezza da terra leggermente più bassa, però alla fine in mano non è rimasto assolutamente niente, solo la speranza che quello che deve arrivare potrebbe cambiare il comportamento della macchina, che oggi si manifesta a quarta forza a tutti gli effetti. Sì, è stato un gran premio strano, perché la prima bandiera rossa di fatto ha anticipato il pit stop e quindi tutti hanno montato un set di hard e nessuno si è minimamente sognato di ipotizzare una seconda sosta. Quindi tutti sono partiti dicendo dobbiamo fare 40 rotti giri con un set di hard. Ed è iniziata, Franco, l'abbiamo vista, l'abbiamo dedicata anche ieri assieme, ne parlavamo, una sorta di gara endurance. Ogni tanto c'era qualcuno che sparava un giro, poi si rimetteva in bolla perché gli dicevano tieni questo target, tieni questo target. Ora, in questo scenario, la Ferrari francamente è andata bene, cioè Sainz era lì dove doveva essere, non troppo distante da Alonso, teneva bada senza particolari problemi Gasly, che però stava lì perché la gara era una gara ad andatura ridotta. È andata bene, ma credo che serva anche un po' una verifica per capire se i problemi di gomme sono ormai alle spalle definitivamente, proprio per la natura della gara che abbiamo visto, perché abbiamo visto una gara molto atipica. Però la Ferrari era lì, Carlos era lì, ha fatto, credo,
quasi ai piedi del podio, meritava indubbiamente la quarta posizione. Poi altra valutazione che si deve fare è che a fronte di, una, di uno scenario tecnico che è sembrato comunque migliore rispetto a, alle prime due tappe, anche se non dimentichiamoci comunque in Bahrain che era terzo, prima del problema della power unit che poi l'ha ha messo fine alla sua gara. Purtroppo sono mancati i piloti, cioè due errori, uno di De Klerk che l'ha messo fuori gara praticamente tre curve dopo il via, e quello di Carlos che resterà un errore commesso in una frangente di gara che ai fini della classifica non esiste, perché quel giro non esiste, è cancellato, che però gli è costato una penalità che per circostanze anche sfortunate l'ha retrocesso di 8 posizioni. Cioè, e purtroppo è così, il collegio dei commissari sportivi gli ha imposto 5 secondi sul tempo di gara, la direzione di gara ha fatto ripartire la corsa, vetture tutte attaccate, quei 5 secondi sono diventati una penalità enorme. Capisco il disappunto di Carlos, però la penalità in sé era giustificata dal fatto che lui ha speronato la stomaca di Alonso. Sono d'accordo che la penalità andasse data, perché, però io ti dico che per esperienza personale ho corso tanti anni nel turismo e categorie con 30-35 macchine tutte insieme in gruppo, e attribuire 5 secondi rispetto alla toccata con uno voleva dire non tanto restituire la posizione a chi aveva subito il danno e che aveva esatto. ripreso la gara, eccetera, ma punire in un modo tale che uno scompariva nelle posizioni fuori dai punti, come è successo a Sainz. E devo dirti, ho visto spesso attribuire penalità di un secondo, in quella famosa logica di come devi inserire il fatto con tutto quello che è il contesto di quello che è successo. Perché in una gara normale erano 5 secondi, Carlos aveva la possibilità di rigiocarsi le sue chance, se le aveva. Qui invece gli si è attribuita una penalità su una cosa nella quale non poteva provare a rigiocarsela, perché le regole hanno limitato che dalla linea della safety car alla bandiera a scacchi poteva solo peggiorare tutto quanto, come poi effettivamente è successo. Quindi ecco, è lì che forse ci vuole un'apertura mentale che non è articolo 3.4.21x a capo, radice quadrata, perché ormai siamo a quel livello lì, cioè, sì. Vediamo vero, cosa vero. È successo, chi è che ha subito il danno? Alonso, restituiamo ad Alonso il suo podio meritato, ecco, in quella dimensione. Però per tornare a Ferrari, due errori di piloti che sbagliano poco, che testimoniano che evidentemente sotto la brace, sotto la cenere, cova e come la brace, cioè la pressione all'interno della squadra è tenuta controllata da Vasseur, però qui vediamo poi che negli eccessi di agonismo vengono fuori le esigenze del pilota di far vedere che ce ne può mettere più di quello che la macchina probabilmente oggi è in grado di dare. Ma sai cosa c'è anche, Franco, credo, mia opinione, quando sai di avere una il discorso che facevamo un po' prima anche con Max, quando sai di avere una macchina competitiva, una macchina che a regime ti permette di andare sul podio, magari in certe circostanzi azzardi un po' meno, proprio perché sai che mi posso giocare le mie carte anche dopo. Oggi i piloti della Ferrari per andare sul podio, cioè con la macchina che hanno non ci vanno. Quindi giocano un po' d'azzardo in alcune circostanze. Questo non li giustifica però, perché comunque un professionista, primo devi portare la macchina al traguardo e poi devi portarla nella miglior posizione possibile. Ci sta che magari in alcune circostanze il sorpasso un po' più duro, quello che non ha nulla da perdere, no? Per cui un contatto ruota a ruota. Però gli due errori di ieri sono sembrati, soprattutto quello di Leclerc, un errore anche un po' banale. È vero che c'erano tre macchine, però
a Melbourne, in quella frenata lì, dopo il via, io vi invito ad andare a vedere tutti i primi giri degli ultimi anni, ci sono sempre tre macchine in staccata. Lui è all'esterno, posizione più rischiosa, perché chiaramente se ti toccano finisci nella ghiaia. Sai, lì è questione di istanti. Poi io noi facciamo le nostre analisi, giustamente, rallenti, le guardiamo, abbiamo tutta la comodità di poter giudicare. Però questi sono dei supereroi, anche super pagati, super celebrati, ma aspetto che anche in quelle circostanze lì siano un po' dei supereroi in grado di capire quando è il caso di buttarsi dentro o no. Ecco, io però faccio un passo indietro, Roberto. Secondo me c'è un peccato originale, lasciami dire così. La Ferrari si sta ostinando a trovare solo la soluzione per far funzionare la macchina ed è diventato veramente il grande problema da risolvere. Però la Ferrari non mette mai la condizione, i piloti, a cercare il miglior giro della qualifica, perché nell'FP3 hanno rinunciato a usare un treno di gomme come hanno fatto tutti, perché su una pista come quella australiana hai bisogno di fiducia, come avevano bisogno di fiducia a Jeddah. Se tu questa fiducia non gliela dai facendoli girare, quindi prendendosi i limiti della pista e i limiti della macchina, come pretendi che poi possa venire in qualifica fuori la massima prestazione? Cioè, lì è una questione che di feeling che ti devi costruire un po' alla volta e che riesci poi anche a portare la macchina oltre il suo 100%. Qui viene regolarmente castrato e poi si pretenderebbe che in qualifica devono fare i superleoni. Io su questo è la seconda volta che lo vedo fare e ribadisco, la Ferrari sta sbagliando. Anche in Bahrain, hanno salvato un treno con Charles. Ti ricordi che l'hanno tenuto ai Certo. box? A Jeddah hanno salvato un treno. Allora, quindi in realtà poi i set li hanno usati tutti, ma li hanno usati tutti il No, ma sabato io pomeriggio. cambio l'approccio, cioè fai sempre diverso dagli altri. A Jeddah il famoso treno non l'hai nemmeno usato, però metti il tuo pilota nella condizione di dare il suo 100%. Se gli altri lo fanno, il secondo tentativo ci sarà una ragione. Non è solo per nascondere quale può essere l'eventuale prestazione alla rossa. E se ti capita che viene fuori un tempo e sei davanti, mica te ne devi vergognare, anzi. Anzi, no, quello, soprattutto su alcune piste, ecco, ti dà anche un'assicurazione partire da una posizione più avanzata nella griglia di partenza per non trovarti in quelle che sono le condizioni in cui si è trovato Leclerc. Bravo. Perché poi arrivi in tre, se sei in due o tre davanti, di solito si sfila più lisci e i casini succedono sempre dietro, non sempre, ma il 90% delle volte succedono dietro. Sì, questa è un po' una linea che è iniziata, proprio il Bahrain, ce la stiamo portando avanti ancora. Sono d'accordo con te, è qualcosa, vogliamo definirla curiosa? È una scelta curiosa dell'ingegnere. No, perché poi la pagano i piloti, come se i piloti, Sì. io ieri l'ho scritto, fossero l'ultimo terminale della macchina, cioè un elemento elettronico. No, sono esseri umani, hanno bisogno, già sono nella condizione che le ambizioni con cui sono partite sono state disintegrate dalle prestazioni della macchina. Se poi non li metti nemmeno nella condizione di dare il loro meglio, è vero che sono dei professionisti, è vero, bla 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 bla, possiamo riempirlo. Però mettili in condizioni pari con gli altri. Sì, sono d'accordo con te, anche perché forse l'unica, mi sembra ogni tanto che ci sia la voglia di andare a cercare il jolly, come se tu sai che a condizioni uguali rispetto agli avversari comunque non hai chance, allora provi a giocare un jolly che però diventa un boomerang dopo un po', eh. Se Cioè, io parti mi però, ricordo. Roby, se parti davanti alla Mercedes, cambia la Sì, gara. E cambio, sul giro cambio secco come. avevano la possibilità di starci, ad arrivare fino alla prima fila con Perez laggiù in fondo, no? Sì, ma ti ricordi qua, no, nell'era Mercedes tantissime volte
la Red Bull che inseguiva, proprio con Verstappen, la strategia era opposite of Mercedes. Cioè, se loro entrano tu stai fuori, se loro stanno fuori tu entra. Perché sapevano che a parità di condizioni non avevano chance per giocarsi. Era un po', diciamo, l'ultima chance per provare un colpaccio. Però delle volte gli è costato anche a loro, io me lo ricordo, perché poi magari quando sbaglia la Ferrari la strategia fa più notizia, l'ha sbagliata anche Red Bull delle volte, me lo ricordo, mi ricordo un anno in Cina, mi ricordo, cioè, sì, sono, non voglio dire bossa della disperazione, è che provi a giocare una carta diversa sapendo che con le stesse carte non hai nessuna possibilità. Veniamo alla Mercedes, secondo posto bellissimo di Lewis Hamilton, nelle statistiche rimane a 0, da sì. Max, ma ovviamente non è questo lo scenario, c'erano tutte le spaziature macchina per macchina di una gara che a un certo punto era anche diventata noiosa per quello che era l'andamento, ma questa ovviamente è la Formula 1, non possiamo pensare di avere attacchi, sorpassi e battaglie in ogni giro. Una Mercedes che con la macchina in crisi però capitalizza molto bene il potenziale e a differenza della Ferrari raccoglie punti molto importanti al netto del ritiro di Russell per l'esplosione del motore e questa è una notizia. Questa è una notizia, non erano ancora in grado di dirci ieri in Mercedes se si tratta di un vero e proprio campanello d'allarme perché non hanno avuto la possibilità di analizzare il motivo che ha innescato il problema di Russell. Sì, non è un'immagine, lo scorso anno, soprattutto con i team clienti, la Mercedes è stata l'unica a completare la stagione con tre power unit, per cui un vantaggio mostruoso in termini di affidabilità. E ha colpito proprio Russell che credo ne avesse più di Hamilton, anche se poi in gara quel gap, qualcosa in più che lui in qualifica in gara poi si tende un po' ad allineare ai valori di Lewis, però hanno svolto loro tutto il fine settimana un lavoro che Wolff ha detto perfetto, perché è stato perfetto in termini di messa a punto, vuol dire gestione gomma basata sulla temperatura, tipo d'asfalto, le tipologie, il layout del circuito, il carico aerodinamico, così via, al punto che quando gli hanno detto ma allora è proprio necessaria la Mercedes B? Sì, cioè, praticamente ha detto sì, noi dobbiamo pensare al di là di quello che è stato questo weekend con degli esiti indubbiamente positivi, anche se non sono gli esiti che noi vogliamo, dobbiamo pensare a qualcosa di più importante, cioè non possiamo mica essere contenti, cioè siamo contenti per il lavoro che abbiamo fatto questo fine settimana, ma non è questo quello che noi vogliamo, quindi la macchina va cambiata, punto. Sì, sono stupito del fatto che se si ferma Leclerc con un problema elettrico, scoppia la guerra civile, motore che non regge, si ferma Russell, si gira pagina e si va avanti Franco, nella vita. Ma sai perché? Io perché? Perché sai, criticare chi ha vinto 15 mondiali, sai, sono ancora più o meno le stesse persone, si fa più fatica. La Ferrari viene criticata e paga il digiuno. Quello, è per quello che, sai, paga il vinciamo l'anno prossimo, capisci? Questa sequenza di vinciamo l'anno prossimo chiaramente poi accende i riflettori, inasprisce le critiche. Toto Wolff per adesso può ancora essere più tranquillo, vive ancora un po', non tanto, secondo me, non ancora tantissimo, ma diciamo che vive ancora un po' di rendita di quello che hanno fatto nel decennio precedente. L'ultima considerazione, Aston Martin. Per tutti la macchina, la MR23, è la seconda forza del mondiale oggi. Alonso finisce terzo e hanno perso, lasciato qualcosa per strada? Al punto che sì, il terzo podio viene già visto non più sufficiente. Esatto. È incredibile come cambia la lettura delle cose in pochissime settimane. Sì. Ci si abitua, cioè poi l'essere umano si abitua alle cose belle, ne vuole sempre di più belle. Io credo che con Perez fuori dai giochi era lecito aspettarsi Alonso della posizione di Hamilton. Ha pesato molto la qualifica. L'esploit della Mercedes in qualifica
credo, ecco, se fosse partito, fosse sfilato alle spalle di Verstappen al primo giro, Fernando Alonso, io credo che sarebbe rimasto lì. Il risultato della gara è figlio di quello che è stato il rendimento in qualifica. Per me la Aston Martin resta la seconda forza, al di là di quello che abbiamo visto ieri. Quello che invece non mi convince è che a volte dice la Aston Martin ha tutto per provarci. Secondo me, se non accade qualcosa di particolare alle Red Bull, se non c'è un errore come c'è stato lo scorso anno, ricordo in Brasile che hanno commesso un errore di setup dopo la sessione FP1, le macchine erano congelate perché era un weekend sprint e sono rimasti fregati. Ci deve succedere qualcosa di particolare, altrimenti l'RB19. Io spero di essere smentito, Franco, tu lo sai, però in questo momento è così. È così. Allora, amici di motorsport.com, siamo arrivati in fondo a questo report di Formula 1. Ormai lo sapete, cliccate la campanella in alto a destra, iscrivetevi al canale, così riceverete tutte le informazioni dei nostri video. Vi do appuntamento alle 18.30 per la live, nella quale ovviamente non ci sarà Roberto perché sarà nella piena notte australiana. Australiana. Ti auguriamo un buon rientro, Roby. Amici, grazie per averci seguito fino in fondo. Commentate qui sotto, fateci le domande per la live. Ciao a tutti, grazie. Ciao, Roby. Ciao.